Abbiamo ospite con noi Romina Cattivelli, presidente di Armonia. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti e grazie. Parliamo di questo progetto che è partito da poco ed è stato ufficialmente inaugurato, progetto di oncoestetica. Di cosa si tratta? Il progetto di Oncoestetica è un progetto che è cominciato grazie a un'idea di AMOP, ovviamente a cui ha collaborato Armonia, che è l'associazione che rappresento, e grazie ad APEO, che è l'associazione degli oncoestetisti. Si tratta di un progetto che è particolarmente importante, cioè si prende cura delle donne o comunque anche dei malati oncologici che hanno gli effetti collaterali della chemioterapia. Quindi non si parla soltanto di estetista, non si parla solo di trucco, ma si parla di andare ad intervenire sulle persone attraverso degli strumenti che sono messi a disposizione e che consentono di andare ad attenuare quelli che sono gli effetti collaterali della chemioterapia. Ad esempio, nei confronti delle donne che io rappresento, dove la femminilità viene ovviamente colpita nel momento in cui c'è il tumore al seno e in più ci sono gli effetti collaterali della chemioterapia, avere la possibilità di utilizzare anche dei trucchi che consentano alla donna di vedersi bella è una cosa che è assolutamente importante. Considerate che ad esempio la chemioterapia va a sfaldare le unghie o magari anche l'incarnato non è più l'incarnato della persona che si ha naturalmente, no? La donna è naturalmente bella, però nel momento in cui vengono inseriti nel nostro corpo dei medicinali che ci portano ad avere un particolare pallore, dobbiamo intervenire con un particolare trucco. È ovviamente una cosa che è temporanea, perché poi certamente le cure finiscono e noi ritorniamo alla nostra vita normale e anche ai nostri trucchi normali. Però attraverso questo progetto noi abbiamo una oncoestetista che ci aiuta e in più a ogni donna viene fornito il pacchetto dei prodotti che vengono utilizzati. Durante l'inaugurazione si è parlato anche del tema degli screening che meriterebbe maggiore adesione da parte dei cittadini, nonostante il vostro sforzo è veramente importante. Nonostante tutto quello che facciamo, vediamo che l'adesione allo screening è ancora bassa e rispetto alle altre città dell'Emilia-Romagna è ancora bassa. C'è molto impegno da parte di Armonia, da parte di AMO, da parte di tutte le associazioni che si occupano di prevenzione. Però significa che dobbiamo agire in modo ancora più incisivo, forse perché c'è una paura da parte delle donne ad aderire allo screening, o forse chissà quali sono le ragioni che poi portano la persona a non aderire allo screening. Si tratta semplicemente di dedicare un po' di tempo a se stessi, no? E quindi alla propria salute. Però le ragioni sono tante. E dobbiamo andare a capire come andare a scardinare questo tabù e quindi portare le donne ad aderire maggiormente allo screening. Il mio impegno è comunque quello di continuare a portare avanti con ancora più incisività l'azione che già stiamo facendo. Grazie per essere stata con noi, la presidentessa di Armonia, Romina Cattivelli, ospite di Radio Sampio Scienza 24. Buona giornata, buon proseguimento. Buona giornata a voi e grazie per l'opportunità che mi avete dato.